Prima giornata di Serie D, girone D, che vede l'attivo ben 30 marcature, frutto di 5 vittorie in casa, 3 in esterna e 2 soli X, di cui una reti bianche, quello che metteva di fronte mezzolare Borgo San Donnino. I nero-verdi dell'Agnanese ospitano il Tritium e finisce con un poker per i padroni di casa. Nel fine di prima frazione Zanon al 35esimo raccoglie un assist dalla destra e di testa beffa l'estremo ospite. Il raddoppio perviene 5 minuti più tardi. Grande mischia in area lombarda risolta in spaccata da Romeo. Il 3-0 è un comodo invito per Artioli al minuto 63, mentre Brega al 79esimo a due passi firma il definitivo 4-0. Perde a domicilio il Seravezza con l'ostico Lentigione, padrone di casa avanti con un colpo di testa sotto misura a cura di Benedetti al minuto 9. Nella ripresa Zagnoni al 46esimo con un colpo di testa preciso ristabiliva la parità, il sorpasso di rigore ed avviene 10 minuti più tardi per opera di Caprioni. Vince in scioltezza il fanfulla dell'ex DS del Rimini Rino Danielli, di rapine il primo gol firmato a Cominetti al 22esimo, il raddoppio a cura di De Carli al 75esimo quando deposita in fondo alla rete un comodo invito proveniente proprio da Cominetti. La San Maurese dall'angolo all'86esimo rientra in partita con il neo entrato Lombardi, ma nell'extra time Garcia mette i titoli di coda al match. Il Rimini nella partitissima di giornata liquida il Prato al Neri, Tomasini apre sul rigore. Nella ripresa lo stesso attaccante ex Pinetto sfrutta al meglio un comodo invito di Averi, il tris è firmato a Tanasa sempre di testa. A Correggio, segno dell'X tra i padroni di casa che passano al 31esimo dall'angolo con Cavallari, di rigore i pari del progresso a cura di Gullinatti. Il Ravenna in esterna si impone sul difficile campo del Real Forte Querceta. Saporetti al 28esimo sblocca la situazione con un tiro preciso, nella ripresa gli altri due gol dei giallorossi. Il primo arriva dall'angolo sotto porta, Calli trova la zampata vincente per lo 0-2, mentre Spinosa al 92esimo batte l'estremo di casa con un tiro da fuori aria ben angolato. Partita pazzesca quella tra Ghivizzano e Sasso Marconi, con gli ospiti che vanno sullo 0-4 nel giro di 17 minuti. Torelli al volo trova l'angolo vincente al quinto minuto. Fiorentini all'ottavo apre la giornata con la sua delle prime tre reti. L'attaccante si ripete con un preciso stacco di testa al minuto 12. Al 17esimo con una solo personale trova un diagonale velenoso che batte l'estremo di casa. Il Givi Borgo rientra in partita trovando due reti al 21esimo, prima con Marquez sfrutta un pallone alzato a campanile per riaprire il match. Lo stesso giocatore è lesto ad approfittare di una respinta del portiere ospite sulla traversa per realizzare il tap-in vincente, che crea scompiglio tra la retroguardia ospite che teme la rimonta. Rimonta che Givi Borgo rischia di mettere in azione quando all'ottantesimo accorcia ulteriormente le distanze con Marquez, bravo ad approfittare di un rigore respinto. Ma nel finale il definitivo 5-3 è a cura di Negri, che al 92esimo si fa trovare pronto nel seguire un'azione proveniente dalla sinistra.